rimasta un pochino indietro con le scroll box, e però questo fine settimana ho recuperato, quindi le ho provate tutte e due quelle che mi erano rimaste indietro, e oggi vi faccio il video su quella più vecchia, diciamo, che è quella di marzo, che come al solito arriva con lo scrollzin in cui ci sono elencati in modo, diciamo, sintetico tutti i prodotti contenuti nella box, l'intervista all'autore del mese, tip and tricks sui prodotti, diciamo, più particolari della box. In questo caso erano dei water brush, e che io comunque già conoscevo, e quindi più o meno non sono state una grande novità, un po' di disegni delle scorse box e poi qualche informazione di routine random che danno sempre alla fine. Quindi abbiamo poi la creazione dell'autore del mese, che è anche un pochino inquietante, devo dire, questa, comunque questo. E poi l'adesivo, che ovviamente riprende un pezzo della creazione, e poi l'elenco dei prodotti della box. Quindi la box di marzo ci dice che questo mese, la box di questo mese, è incentrata sulla bellezza delle linee tratteggiate a mano. E quindi già, diciamo, questo non è molto nelle mie corde, perché io di solito, insomma, non faccio cose geometriche. Comunque, sia larghe che sottili, scure che leggere, ogni linea ha il suo proprio posto nella creazione del vostro prossimo disegno. Quindi provate a sperimentare con diverse tipologie di linee e come anche la loro, diciamo, spessore e variazione possono modificare il vostro lavoro. E come funziona, appunto, ogni tipo di linea? Le linee, quelle più spesse, più sottili, danno una sensazione, comunque un tocco più delicato, e quelle invece più importanti creano un look più drammatico. Provate queste, insomma, tecniche, e vedete come, utilizzando diverse tipologie di linee, possono, appunto, può modificarsi il vostro lavoro. Il primo prodotto, che, diciamo, è quello più particolare, sono i Faber-Castell Pitt Artist Brush Pen, che sono praticamente, io già ho quelli di Artisa, e sono praticamente proprio dei brush, dei marker che hanno la punta stile tipo pennello, che è comunque flessibile e quindi permette di creare linee sia sottili che più spesse. Faber-Castell ha messo praticamente insieme i vantaggi del disegno con l'inchiostro indiano, con una penna moderna e semplice. Questo qua, proprio il Pitt Artist Brush. L'alta qualità della punta lavora bene sia con linee straight, dritte, e si piega senza però rompersi. Infatti, cioè, non è come un pennello che comunque ha le setole, questo rimane comunque compatto, mentre i colori più chiari, tipo appunto questi, sono trasparenti e comunque si adattano a diverse, appunto, tecniche. I colori più scuri hanno una maggiore coprenza, e queste penne Pitt Artist hanno anche la resistenza alla luce, e singoli colori sono tutti identificati dal codice, diciamo, che li identifica. Tipo questo è May Green 170 e ha tre asterischi, quindi
è diciamo, credo più leggero. Questo è Sky Blue 146 e ha due asterischi, mentre questo è lo Scarlet Red 118 e ha tre asterischi. E quindi questi sono appunto gli strumenti, diciamo, più particolari della box di marzo. Dopodiché abbiamo l'Unipen Brush Pen, anche questa ha una punta particolare, e questo è il colore, non c'è scritto, sì, Light Gray. Allora, questa brush di alta qualità, quindi brush di alta qualità, contiene un pigmento, un inchiostro, un pigmento, insomma, di inchiostro che è a prova di sbavatura e anche resistente all'acqua, e ha una punta, un pennello solido, una punta quindi solida, che si adatta alle, alle varie punto pressioni, ai vari angoli e alle varie punto velocità che ci possono essere durante un disegno. Questo permette quindi un eccellente controllo e permette anche delle diverse appunto tecniche di pittura. Permette anche di creare zone più chiare, quindi light strokes, quindi tocchi di luce e ombre controllate, ed è l'Unipol Signo Gel Stick UM 170 Pen, ed è questa, la classica appunto penna gel, che però ha questo, diciamo, look particolare. Devo dire che è carina, che è qui trasparente, insomma, è bella. Questa penna gel è eccellente per i bisogni di qualunque artista ed è uno strumento importante per delle linee morbide e facili, ed è anche contiene praticamente una punta di acciaio da 0,7 mm per permettere dei dettagli più particolari, quindi più particolari, appunto più piccoli, e contiene anche una doppia sfera, un meccanismo di una doppia sfera che evita qualunque fuoriuscita indesiderata di inchiostro. Inoltre contiene anche questa molto, diciamo, confortevole forma grip, quindi di presa, che la rende uno strumento di disegno utile e importante per ogni utilizzo, che è l'Unipin 1.0 Line Drawing Pen, ed è appunto la classica penna da inchiostrazione, che però ha una punta abbastanza larga. Questa infatti è ideale per ogni tipo di arte di disegno, quindi per lo sketching, per le linee e per il disegno tecnico, e contiene un inchiostro waterproof e a prova di sbavatura, ed è praticamente fatta di metallo, la punta appunto è fatta di metallo, che la rende molto durevole nel tempo, ed è perfetta, una fine liner perfetta per ogni tipo di necessità di creare appunto delle linee. E poi l'immancabile matita, che devo dire questa l'ho utilizzata anche per la box di aprile, ma poi vi dirò, quella mi ha un po' delusa. Questa è la Derwent Graphic 2B Pencil. È una matita da disegno di alta qualità, proprio per l'alta qualità della mina, insomma. The Derwent Graphic Pencil contiene la grafite migliore, che permette di creare linee morbide e senza troppi sforzi. Inoltre è racchiusa in questa elegante, glossy e nera, diciamo, struttura, che ha questa innovativa linea arancione
e che quindi la rende, dice che è essere anche una delle matite più scelte dai vari creators che la utilizzano quindi nelle più ampie tipologie di usi, dai disegnatori agli artisti agli illustratori. E poi c'è l'immancabile blocco a 5, e questo è proprio è brandizzato scroll box, è lo scroller uncoated drawing paper 250 grammi. Questo pad customizzato contiene 12 fogli di qualità di carta che è uncoated, quindi è liberamente insomma staccabile, infatti si stacca facilmente ed è una carta molto molto liscia, quindi è che può essere utilizzata appunto per fare tutti i vari test, sketch, ma anche per creare appunto disegni finali. E questa texture molto leggera e assorbente di questa appunto carta si combina perfettamente con la grafite e con le penne queste a base di inchiostri, e quindi è una superficie adatta per ogni tipo di disegnatore. E praticamente il tema del mese è leading lines, quindi linee guida. Allora, io, come ripeto, appunto non sono amante di cose geometriche dove c'entrano numeri, calcoli e cose varie, quindi mi sono un po' arrangiata. Allora, questo è il disegno che ho fatto io. Allora, leggendo le varie tip and trick, conoscendo comunque come funzionano i brush pen, sapevo che comunque sono molto simili agli acquerelli. Per cui diciamo che un po' di linee nel mio disegno ce l'ho messe. Ho pensato di creare comunque quello che disegno di solito, aggiungendo le linee magari sulla texture di un maglione o comunque creando appunto uno sfondo con qualche linea. E quindi ho creato queste specie di frecce con le stelle e ho aggiunto questo tipo di linee. Allora, come vedete, questi colori, nel momento in cui voi bagnate la superficie e poi li applicate, funzionano esattamente come degli acquerelli. Questa, diciamo, blending, questo blending è riuscito veramente benissimo, secondo me, e è fatto veramente bene. Inoltre, una volta che si asciugano, ripassandoci sopra, come vedete, si creano strati di colore più scuri, per cui qui ho creato questa specie di ombra e poi ho utilizzato questo grigio per creare appunto delle ombre. E niente, insomma, questo è il disegno che ho realizzato io interpretando il tema del mese delle linee guida. Allora, in generale i prodotti mi sono piaciuti, non c'è che dire. Ho utilizzato questa, che comunque ha una mina un po' più grande per creare i contorni, questi un pochino più importanti, mentre questa più sottile l'ho utilizzata appunto per i dettagli. E niente, i prodotti mi sono piaciuti, quindi questa box è promossa, ma lo avevo già capito dall'inizio quando ho visto quello che conteneva. Noi ci vediamo al prossimo video, in cui farò vedere la box di aprile, che invece, insomma, non mi ha convinta tantissimo. Ma non vi voglio spoilerare nulla e ci vediamo al prossimo video. Ciao!